dottor Giampaoletti ci illustrerà invece qualcosa di più specifico sulle secche di Tor Paterno e sui influssi positivi che queste possono avere anche sulla piccola pesca locale. Mi scuso ancora con i relatori se sono, come dire, tirannico nella gestione dei tempi, però anche il dottor Giampaoletti prego di essere il più sintetico possibile, grazie. È stata molto interessante l'osservazione fatta dalla finale, fatta dalla professoressa Costa, cioè non è che noi dobbiamo intervenire per rimettere a posto le cose, basta non intervenire, cioè basta non camminare sulle dune, basta non piantare cose che non devono essere piantate, manteniamo il nostro equilibrio con la natura, no? Perché poi alla fine noi siamo la natura e la natura è noi, non è che siamo cose diverse l'una dall'altra. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi invitato a partecipare e per avermi lasciato questo spazio per raccontarvi delle ricchezze presenti nei fondali distanti queste coste e come appunto tali ricchezze abbiano spinto uomini e donne a colonizzare questi luoghi prima disabitati. Io sono Jacopo Giampaoletti, ho laureato magistrale nel corso di ecobiologia della Sapienza di Roma e oggi vi presento questo lavoro prodotto con la dottoressa Maria Clara Gravina dell'Università di Tor Vergata che sfortunatamente non è potuta a venire. Iniziamo, come saprete, l'area marina protetta delle secche di Tor Paterno si trova a circa 12 km di distanza a largo della costa laziale tra Ostia e Tor Vagliarica. È un'area marina protetta gestita dall'Ente Roma Natura della Regione Lazio ed è caratterizzata da non comprendere né tratti di costa né parti emerse. Cosa sono le secche? Le secche sono dei rilievi sottomarini che si innalzano dal fondale e creano in questo caso l'unica discontinuità nei fondali uniformi fango-sabbiosi che sono presenti nel litorale centro-laziale, ovvero dalla Foce del Tevere fino ad Arco. Le secche di Tor Paterno sono caratterizzate da tre diversi rilievi, le secche di terra, le secche di mezzo e le secche di fuori. Quelle sottoposte a maggiore controllo sono le secche di mezzo, che sono le uniche a ricadere completamente nell'area marina protetta. Queste si innalzano da un fondale di circa 50-60 metri fino a una profondità minima di 18-20 metri sotto il livello del mare e sono ovviamente le più importanti dal punto di vista naturalistico. Perché sono le più importanti? Beh, come detto, sono appunto un'oasi in questo deserto di fango e sabbia che caratterizza questi fondali e si tratta di una formazione rocciosa che comprende due habitat principali che sono quelli che hanno motivato in particolar modo l'istituzione dell'area marina protetta. Questi sono il coralligeno e il posidonieto. Il coralligeno brevemente è una complessa concrezione dovuta all'accrescimento degli organismi sia vegetali che animali che contengono all'interno del loro corpo parti di carbonato di calcio. Per quanto riguarda il posidonieto è l'habitat invece formato dalle chiazze di questa pianta marina che è la posidonia oceanica, che è una pianta presente esclusivamente nel nostro bacino, quindi è endemica del Mediterraneo e che crea delle vere e proprie foreste sottomarine. Entrambi questi habitat vengono protetti appunto dalle normative attualmente in vigore. Ma perché sono così importanti e vengono protetti? Perché, come vedete, ospitano una grandissima quantità di diversi organismi. Dagli organismi che vivono attaccati alla roccia, come le colonie di briozoio, di gorgonie, a quelli che invece ne colonizzano gli anfratti o le cavità, come polpi, aragoste, astici, murene. Ci sono gli organismi che vivono a stretto contatto con il fondale, come ad esempio, qua vi ho portato qualche esempio, le trippe, le soiole, le cerne, i salati e via dicendo, a quelli che sulle secche invece ci passano solamente occasionalmente, magari per alimentarsi, come per esempio le cistella, sgombri e ricciole. Ma a cosa è dovuta questa elevata biodiversità, quindi questa ricchezza di specie? È dovuta alla grandissima eterogeneità presente sul substrato, quindi queste secche offrono diversi ripari per gli organismi in cui possono accrescersi, possono alimentarsi o possono anche ripararsi da predatori e altre minacce. Questa grande ricchezza ha comportato da sempre un utilizzo ampiamente, un utilizzo molto importante da parte dell'uomo dei fondali adiacenti a queste secche, soprattutto da parte dei pescatori ovviamente.
e sono proprio i pescatori, i protagonisti del documentario L'oro di Torbaglianica, prodotto da Manuela Vigorita con il sostegno della Regione Lazio. Questa storia ci racconta, che è stata tramandata tramite foto, tramite memorie, da generazione in generazione, come uomini e donne hanno iniziato a colonizzare questi luoghi quando ancora erano disabitati. Ma cosa si intende per l'oro di Torbaglianica? L'oro di Torbaglianica sono appunto questa grandissima biodiversità, questa ricchezza ittica che comprende al suo interno numerose specie di interesse commerciale. Qui ho portato qualche esempio come ombrine, saraghi di diverse specie, ci sono cefali, ci sono polpi, seppie e via dicendo, questi sono alcuni degli esempi soltanto. E appunto questa ricchezza ha spinto circa 100 anni fa, quindi all'inizio del XX secolo, uomini a partire da Minturno a percorrere circa 200 km via mare con piccole imbarcazioni familiari intese, cioè l'equipaggio era composto da padre di famiglia con i fratelli e i figli, quindi più figli si aveva e meglio era, a percorrere tutta questa distanza per arrivare in questi luoghi, in queste imbarcazioni a vela o quando non c'era il vento, insomma, spinte dai remi. Inizialmente, come si può vedere da queste foto, erano solamente gli uomini che arrivavano in questi luoghi per pescare e vivevano accampati con magari i pagliari, che erano le vecchie costruzioni fatte appunto di paglia, o con delle tende provvisorie su queste coste disabitate. Successivamente, verso gli anni 30, c'è stato l'arrivo anche delle donne e appunto con l'arrivo delle donne inizia a fondarsi un vero e proprio villaggio di pescatori. Ovviamente qui non c'era nulla e tutto si faceva autoprodotto a mano dai pescatori e dalle mogli. Si parla dalla pasta al pane, addirittura alla costruzione delle prime case. Le donne, ovviamente, gli uomini erano al mare e le donne ovviamente si occupavano di tutto il resto, e oltre ad aiutare i mariti quando rientravano a pulire, a districare le reti. Poi c'è una foto, queste foto sono state tutte prese dal documentario appunto prima citato, quindi sono foto molto interessanti. Poi ecco, negli anni 40-50, con l'arrivo della guerra, c'è stato lo sbarco di Anzio, quindi è stato distrutto completamente i villaggi che erano presenti su queste coste, e una parte dei pescatori è tornata nelle zone native, quindi verso Minturno. Chi invece è rimasto ha iniziato quindi a costruire nuovamente questo villaggio, che poi è diventato una vera e propria cittadina. Per decenni sono state tramandate queste tradizioni di pesca e nonostante il miglioramento delle tecniche dovute all'arrivo della tecnologia, tecnologia intesa come motori, pericelli elettrici o reti da pesca fatti di materiali più resistenti e quindi anche più efficienti, nonostante l'arrivo di queste nuove tecnologie, la piccola pesca artigianale continua a permettere la sopravvivenza di questa biodiversità, di questa ricchezza. Perché? Perché le tecniche di questo tipo di pesca permettono sempre la sopravvivenza dei grandi produttori, che continuano quindi a generare prole, quindi danno vita alla continuità della specie, e lasciano in vita anche i piccoli più giovanili, che permette a loro di accrescersi e quindi diventare successivamente riproduttori. Nel 2000 è stata istituita questa area marina protetta delle secchie di Torpaterno, quindi è stata accettata e capita a livello nazionale l'importanza di questa zona. Ma questo è stato fatto sia per salvaguardare appunto la biodiversità, ma anche la piccola pesca artigianale. Ecco allora che sono proprio le secche che si configurano come la salvaguardia di questa miniera d'oro, di questo oro, in quanto permettono alle specie che popolano i fondali adiacenti a queste secche di continuare la loro esistenza, di sopravvivere e di accrescersi. Tale ricchezza continua a spingere nuovi ragazzi, nuovi giovani ad voler acquisire, di apprendere le tecniche che sono state tramandate dai nonni, ai padri ed ora ai figli, e questo è l'unico modo che ci permette di continuare a salvaguardare sia le tradizioni che appunto la pesca presente su questi luoghi. Infatti la pesca artigianale è l'unica pesca sostenibile e rispettosa delle esigenze del mare e dell'uomo. Io vorrei lasciarvi con un piccolo estratto del documentario, la parte finale, in cui brevemente, penso alle parole di Manuela Vigorita, ci riassume un pochino l'interesse e la bellezza di queste tradizioni.
se la nostalgia potrà trasformarsi in saggezza. Se può ancorarci alla vita la semplicità di un ricordo. Se può cominciare un filo di senso, senza distruggere niente. Dopo la festa c'è l'alba. Ancora un po' di silenzio e bimbi che dormono. E per le strade il rumore di un motore si apre un portone. Eleuterio guarda il mare, Michele esce di casa, Antonia va alla riva. Sandro guarda il suo fuoristrada sulla sabbia. Nelle falanghe sotto la griglia le mette l'incenso. Una barca borbotta. Borbotta come un pescatore. Benito, qualche tempo prima di andarsene, quando gliel'ho chiesto, mi disse che il momento più bello è proprio l'alba. Quando ti affaccia al mare e l'aria pizzica. Ti stringi in un giubbotto, tiri sulle spalle, respiri e senti che sei vivo. E non c'è niente di più da desiderare. Grazie per l'attenzione, cercavo di essere il più breve possibile, per rispettare i tempi. Grazie mille.